Il sogno di Francesco De Rosa potrebbe diventare realtà a giugno quando, salvo imprevisti, potrà salire sul ring per la conquista del titolo italiano dei pesi Super Gallo. Il pugile salernitano, classe 97, ha un ruolino di marcia immacolato tra i professionisti e, se non ci fosse stata la rinuncia dell'avversario designato, avrebbe potuto competere per il titolo reggiano nel mese di marzo. Proprio per non perdere la condizione, De Rosa si accinge a salire sul ring il prossimo 23 del mese a Pagani contro un avversario ancora da definire. Sarà un match di avvicinamento al grande appuntamento di giugno. Nella storica e gloriosa palestra della pugilistica salernitana, ubicata nel ventre dello stadio Vestuti, De Rosa si allena sotto la guida del maestro Emilio Desiderio e a sua volta allena un manipolo di allievi che sognano di farsi strada sul ring. La società del presidente Santulli sta ottenendo eccellenti risultati a livello giovanile ed ha anche altri pugili pronti ad emergere tra i pro. Francesco De Rosa è l'alfiere dello storico sodalizio che negli anni Ottanta ha portato Enzo Limatola sul tetto d'Italia. De Rosa è il nuovo che avanza e, visti gli ottimi risultati ottenuti anche in campo internazionale, per lui la corona di campione italiano potrebbe essere solo il primo passo verso altri prestigiosi traguardi. Sogna ma con i piedi per terra, Francesco, tra ring ed aule dell'università, perché nella vita c'è sempre una nuova sfida e c'è sempre un nuovo traguardo da conquistare. L'organizzazione della Thunder Boxing di Pagani, i nostri cari amici, con il presidente Raffaele La Femmina ci ha dato l'opportunità di inserirci nella manifestazione e noi ne siamo molto contenti di questa situazione. E ci ospiterà quindi il 23 sabato marzo a Pagani, al palazzetto lì, dove ci saranno ben 7 incontri professionisti. Sì, assolutamente, la box non perché è lo sport che pratico, ma forma molto il carattere. In qualsiasi ambito, sia se per esempio viene un ragazzo un po' più timido, diventa un po' più sicuro di sé. E allo stesso modo, diciamo, uno un po' più bulletto si ridimensiona e diventa un po' più calmo. Quindi è uno sport veramente che consiglio a tutti, è molto salutare perché poi l'attività fisica fa sempre bene. E come ho detto prima, forma il carattere, che è la cosa che in questo momento penso ne abbiamo più bisogno. E sì, la carriera mi darà ragione, perché diciamo, non è una cosa sicura che si potrà vincere in futuro. Però sì, le cose andranno bene, sicuramente l'intento mio è quello di ampliare le strutture a Salerno per quanto riguarda la box, per fare nascere veramente un movimento che possa abbracciare molti più ragazzi, molti più giovani. Anche perché tu, quando combatterai per il titolo italiano, speri di farlo in casa, sei insomma di Pontecagnano, quindi sei di vicino Salerno, e avresti dovuto già, qualora si fosse combattuto a marzo, combattere al palazzetto di Sant'Antonio, perché Salerno non ha una struttura idonea. Esattamente, io sì, sono nato a Salerno, al momento vivo a Pontecagnano e abbiamo pensato al palazzetto di Sant'Antonio perché è la struttura più all'avanguardia al momento. Se poi dovesse uscire qualche nuova struttura ne saremmo contenti. Senti, chi è Francesco De Rosa anche fuori dal ring? Francesco De Rosa è un ragazzo come tanti altri, io per esempio non ho mai litigato con nessuno per strada e non penso che succeda mai, non perché faccio il pugile, quindi le persone si spiegano, anzi penso che non si veda neanche. Niente, sono un ragazzo molto semplice, lavoro, a settembre sto cercando di prendermi la laurea di educazione sportiva, quindi niente, ci diamo da fare. Per rimanere nel peso, perché i Super Gallo non sono pesantissimi, insomma, devi fare dei sacrifici oppure ti viene naturale? È dono di natura. Il peso di Super Gallo, che riguarda la categoria di 53 kg a 55 kg e 300 grammi, diciamo che parto quasi 2 mesi prima alla gara per arrivare a questo peso, perché io normalmente sto sopra i 65 kg, quindi devo fare prima un'alimentazione corretta dove non puoi sbagliare niente perché sennò il peso sale e non scende, e poi l'ultimo giorno si fa lo scarico di liquidi dove si perdono gli ultimi 2-3 kg per riuscire ad entrare nel peso. Tutta l'amministrazione si sta impegnando per realizzare, oltre al titolo, ma anche agli altri eventi che stiamo cercando di fare come questo a Pagani, perché le spese ci sono e loro si stanno impegnando molto, sia dal lato, diciamo, economico, sia dal lato degli allenamenti. Emilio Desiderio, il mio allenatore,
che è il tecnico della pugilistica, si sta impegnando tanto, stiamo studiando insieme avversari, movimenti da fare sul ring, veramente qualcosa di complicato, quindi non è solo violenza la boxe.